Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui con le news riguardanti i nuovi PG Bounty Festival, perché abbiamo Eustace Capitano Kid e Trafalgar Law direttamente dalla battaglia di Onigashima. Quindi ragazzi, bando alle ciance e ciancio alle bande, andiamo a vedere subito i video dei PG. Allora Kid, Defender. Colore rosso, la battaglia decisiva della partecipazione di Kid a Onigashima. Con la skill andiamo per la nostra strada, lascia che i nemici volino via e tieni lontani dal tesoro. Se ti trovi nell'area del tesoro dei tuoi alleati, gli avversari andranno ancora più lontano. Diciamo sì, che praticamente ci dice che è un defender che ha proprio basato su spedire lontano i suoi nemici. Bandai Namco. Signori, questo era Kid. Allora, dalle skill comunque non mi sembra male. Un secondo, che adesso facciamo subito. Con le skill base, come vedete, tira questi pugnotti. Skill 1 e poi. Skill 2, allora, chiaramente è un defender di colore rosso. Beh, sono curioso, raga, sono curioso. Vediamo i tratti di domani, insomma, come si comporterà. Però sembra davvero un ottimo defender. Insomma, di defender rossi comunque ne abbiamo visti parecchi buoni, dato che hanno fatto Robin, hanno fatto Garp. Quindi vediamo. Sono veramente curioso. Law, attaccante, sempre di colore rosso. Entriamo in una battaglia decisa su Onigashima, crea una situazione favorevole con la room, con la skill taglia, puoi creare un'area caratteristica con una vasta gamma di attacchi e ai normali attacchi nell'area verranno aggiunti danni aggiuntivi. Qua dovete farci caso, però. Un secondo. Non so se vedete bene, ma Drake ha il block a recupero degli HP. Quindi, siccome esattamente come Luffy Law, blocca e recupero HP degli avversari. Tantissima, tantissima roba. Questa è la skin 2. Allora, per la room di Law sono curioso perché allora, mi piace l'attacco poco visibile, cioè praticamente non si vede proprio il fendente, quindi sicuramente sarà una mossa che sarà magari difficile a schivare. Però più che altro sono un po' deluso dal raggio della room. Cioè, se andiamo a paragonarlo con quello di Luffy Law, quello di Luffy Law è molto grande. Quello di Luffy Law quando fa il Red Dog, dico. Quindi per questo sono un po' scettico della room. Però comunque, ragazzi, questi alla fine sono video preview. I PG li potremo valutare sicuramente meglio con il tempo, provandoli, eccetera, eccetera. Però anche vedendo i tratti completi e tutte le loro caratteristiche. Diciamo che questo è un assaggio dei personaggi. Allora, che posso dire, raga? Sono belli, sono davvero belli, sono tanto belli e ovviamente saranno anche top support. Io però personalmente sono intenzionato a skippare, anche perché come attaccante rosso mi trovo già con Zoro e so che Zoro non lo cambierò mai e come defender ho anche già Garp, quindi non lo so, io pullando effettivamente non è che me ne potrei fare molto. Però ripeto, il discorso è anche questa cosa qua. Agosto si sta avvicinando, quindi il 2.5 anniversario si sta avvicinando sempre di più. Quindi ragazzi, il mio istinto proprio, io vi consiglio di skippare. Secondo me è quello che può fare un free to play. O più opportuno è skippare.
poi, oh ragazzi, se i personaggi sono i vostri preferiti e vi piacciono così tanto attualmente, cioè, non posso, insomma, pullate, cosa posso dirvi? Detto ciò, io vi invito a lasciare un like, attivare la campanella notifiche, scrivetemi sotto voi nei commenti cosa ne pensate di questi personaggi, voglio assolutamente sapere la vostra. Vi lascio il link in descrizione del gruppo canale news One Piece Bounty Rush, dove appunto vedrete tutte le news su OPBR. E noi raga, ci vediamo alla prossima!